amici di Beppi TV, un saluto da Lorenzo Tassoni. E questo pomeriggio ci ritroviamo allo stadio Calbi di Cattolica per seguire la partita tra United Riccione e 4. Tivoli che si schiera in campo con il numero 1 Zappala, 2 Jurgens, 3 Ruiz, 4 DM, 5 Valentini, 6 Rucci, 7 Pellegrini, 8 Panaioli, 9 Cruz da Silveira, 10 Maurizi, 11 Savi. A disposizione di Mister Granieri ci sono con il 12 Simeone, poi 13 Montesi, 14 Grossi, 15 Fatatti, 16 De Marco, 17 Recchiuti, 18 Rossetti, 19 Catani e 20 Camilli. Lo United Riccione invece scende in campo con in porta il numero 73 Rossi, con il 3 Ramirez, con il 6 Martinelli, 8 Caponi, 9 Maio, 10 Ferrara, 17 Matteucci, 19 Ndoi, 23 Chiesa, 27 Lisai e 40 Diodato. A disposizione di Mister Riolfo ci sono Bulgarelli, Carbonara, Carpentieri, Colistra, Picchieri, Pellacani, Silla, Tonelli e Sambo. Dirigerà l'incontro il signor Leonardo Falleni di Livorno, assistito da Davide Eliso e Vincenzo Ferretto. In bocca per Falleni. Inizia in questo momento la 18ª giornata di campionato tra United Riccione e Tivoli con il destro. Basso questa volta, al limite dell'area, palla alta per la testa di Savi. Poi messo fuori però ancora Pellegrini, che può andare a puntare Ferrara. Pellegrini va via molto bene, può entrare in area di rigore. Pellegrini va sul destro, calcia Pellegrini! Dentro per Cruz da Silveira, che va a combattere con Martinelli. Alla fine la palla arriva a tre piedi di Jurgens, che va a mettere un cross in mezzo. C'è la copertura. Caponi. Diodato sponda per Ferrara. Calcia Ferrara col mancino. Qui sta Maglio che può provare ad andare in avanti. Palla per Ferrara, che può andare a puntare l'avversario. Ferrara deve accendersi il numero 10. Ancora Ferrara, limite dell'area di rigore. Palla sul destro, al limite per Maglio. Finta il tiro, poi calcia. Non trova però lo specchio del... Ferrara, che atterra fallosamente un avversario. E sul fallo di Ferrara finisce così il primo tempo, con pochi squilli e poche emozioni. Si chiude sullo 0-0. Noi ci rivediamo tra pochissimo per il secondo tempo. E si può riniziare in questo momento. Ramirez, Tonelli incontro. Ce l'ha sul sinistro, ancora Tonelli, raddoppiato. Ora ce l'ha sul destro, va al cross in mezzo per Maio. È la fine, deve andare in tuffo Zappalà con un pallone che era diventato più pericoloso del... Panaioli, fischia in questo momento il direttore di gara. Panaioli direttamente in mezzo, Tonelli a mettere fuori, poi svirgola DM. Alla fine Grossi calcia con deviazione. Poi Grossi prova a prolungare di nuovo. Alla fine palla che termina di nuovo tre piedi di De Marco. Ruiz in posizione regolare, prova a tenere il pallone in campo, ci riesce, cross in mezzo, messo fuori da Matteucci. Poi calcia di prima Pellegrini. Caponi viene anticipato, tutto regolare, si continua a giocare. È un contropiede del Regional, dell'Unione del Regional. Allora con Matteucci che lo può condurre, con due giocatori che rimangono a terra, ma si prosegue. Ramirez, finta cross, ce l'ha sul destro, torna indietro Matteucci, direttamente in mezzo per la testa di Samb. Ma tutto questo si ferma perché la posizione di partenza da parte di Samb era in fuorigioco. Tonelli, cross in mezzo per Ndoi, è lui l'ultimo a colpire. Palla che termina direttamente fuori, rimessa dal fondo, direttamente in mezzo. Alla fine è rimessa al fondo, e sulla rimessa del fondo arriva il triplice fischio 1, 2 e 3 di Falleni, che mettono fine alla partita tra United Riccione e Tivoli. Partita che si conclude sulla situazione di 0-0, con vere poche occasioni da gol in questa partita per entrambe le squadre. Per questo pomeriggio è tutto, un saluto da Lorenzo Tassoni e l'augurio di una buona serata.